Come sapete, noi siamo un canale tutto dedicato al retro. E infatti per questo ho anche delle telecamere che principalmente funzionano tutte come connessione dati via firmware. Ora, cos'è la firmware? La firmware non è nient'altro che un connettore speciale che permette un flusso dati talmente alto, soprattutto video, tra parentesi, che è quello semplice che si utilizzava fino a poco tempo fa per acquisire video da delle telecamere. Come sapete, noi siamo un canale tutto fare, ma soprattutto la prima cosa che ci dedichiamo è il retro. Infatti, come sapete, noi abbiamo anche delle telecamere professionali che principalmente utilizzano ancora il vecchio protocollo di trasferimento di dati e non è nient'altro che il firmware. La firmware innanzitutto cos'è? È un connettore speciale che permette il collegamento tra telecamera e PC in una connessione dati peer-to-peer ad alta velocità. Ora, la firmware che ho io dovrebbe raggiungere i 200 mega al secondo, una roba del genere. Una volta si utilizzava per gli hard disk e poi è diventato un connettore appunto per il trasferimento dei dati. Ovviamente, oramai i computer di oggi non hanno più questo ingresso, a parte per i fissi e attraverso una scheda che si collega principalmente in PCI Express, ci permette appunto questa cosa. Adesso io ho qua una delle mie telecamere, una Panasonic che io chiamo Panasonic P1, in verità è la DVX 1100B, che è una seconda versione della DVX 100A che abbiamo sempre visto sul nostro canale YouTube. Quest'oggi andremo a prendere inoltre questo pacco, lo andremo ad unboxare e a vedere se effettivamente questo cavo funziona oppure no. Del resto tutto questo subito dopo la sigla. Velocissimo unboxing, il prodotto arriva in questo sacchetto dell'immondizia, arriva fatto veramente molto bene, l'ho pagato 1,17 euro, dovevano essere 4 metri cavo, ci viene mandato 1,5 metri, forse se è proprio detto sinceramente, quindi la grandezza non è quella corretta, ma il cavo USB mi sembra abbastanza schermato e fatto molto bene. Andiamo a vedere un secondo il nostro cavicchio, come è fatto. Andiamo a vedere, forse è un 2 metri, proprio giusto. Cavo firmware da un angolo, quindi questo qui è proprio il cavo... Scusate, non riesco neanche a mettervi a fuoco. Ok, questo cavo firmware da un lato, cavo USB dall'altro, ma funzionerà su un computer? Proviamolo. Ok, siamo pronti a provarlo. Adesso è una USB 2.0, quindi c'è anche fattore imbuto. Però proviamo a vedere. Ho una paura fottuta di bruciare entrambi. Dispositivo non riconosciuto. Già lo stava dando come non riconosciuto. Ecco, dispositivo non riconosciuto. Ci sta dicendo effettivamente che il dispositivo non funziona, continua tra parentesi a avvisarci che il dispositivo non viene riconosciuto, quindi questo è un po' fasullo come cavo. Però in tutto questo vediamo menu, andiamo a vedere se c'è DV control. No, effettivamente non funziona, però io direi di fare un'ultima prova, non con una Panasonic P1 che utilizza un protocollo DV, ma proviamo con una Panasonic P2. La Panasonic P2, a differenza della P1, ha le memorie digitali che funzionano tutte attraverso un sistema sempre firmware e possiamo impostare diverse funzioni. Attacchiamola alla P2. Vediamo se c'entra, ok. Ho attaccato il cavo alla P2, come vedete, dispositivo non riconosciuto ancora, perché giustamente il protocollo non glielo ho ancora impostato. Andiamo in modalità. Scusate, ma ho il cavalletto smongolato. Io faccio tutto questo in diretta così da farvi vedere se effettivamente funziona e che non ci sono manomissioni nel video. Allora, andiamo a vedere, mettiamo in modalità menu. Impostiamo il cavo, quindi in questo caso andiamo a vedere se me lo rileva. Card function, other function, ok. Controllo I324, PC mode. Come vedete non sta succedendo niente.
Proviamo a reinserirlo, magari. Ottimo, è rimasto anche incastrato. No, dispositivo non riconosciuto, quindi anche se io lo imposto in I324 non funziona, cioè incredibile. Vediamo, confermiamo se il cavo è da buttare già. Vediamo, confermiamo. Confermiamo, il cavo fa schifo, non funziona. Quindi non funziona né con una telecamera recente né con una telecamera nuova. Quindi è completamente falso che le firewall funzionano anche via USB. Per il resto abbiamo buttato nel cesso 1,50€ e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!